prima di iniziare la proiezione questo dibattito che siamo davvero felici di ospitare per il senso che trova in questa lotta, nella lotta dei lavoratori del sindacato USB, volevamo spiegare a tutti dove ci troviamo. Questo è uno spazio, il nuovo Cinema Palazzo è uno spazio occupato, il 15 aprile faremo 2 anni che siamo qui. È un posto che come cittadini e cittadine del quartiere abbiamo sottratto alla speculazione. Questo teatro voleva diventare un casinò. Se non fossimo entrati quel 15 aprile di 2 anni fa, qui sicuramente non ci saremmo stati noi oggi a dare in anteprima questo interessantissimo e bellissimo film, bensì tantissime macchinette e slot machine. È uno spazio di incontro, è uno spazio in cui si incrociano diverse lotte, tantissima cultura e anche degli spettacoli. Io non vorrei dilungarmi di più perché questa lotta che portiamo avanti incrocia anche altre esperienze ed altre realtà. Alcuni mesi fa abbiamo incrociato le realtà dei lavoratori in lotta dell'RSI, una fabbrica occupata che sta qua vicino a Casa Albertone e che oggi compie 1 anno. Ci sembrava quindi un'occasione migliore per iniziare questa sera con il video e con l'assemblea dopo, lasciare la parola a Massimo, un operaio licenziato, cassa integrato delle Ferrovie dello Stato che occupa questa fabbrica da 1 anno, un compagno di lotta che insieme a noi condivide il percorso della fabbrica e della cultura, perché le lotte si incrociano e stanno insieme e non sono divise. Per cui do la parola a Massimo e dal Cinema Palazzo vi diciamo benvenuti e buona serata. Prego Massimo. Grazie, io do un contributo, lo ringrazio e niente, volevo dire solo che grazie a loro e a noi è un anno che stiamo in occupazione e che devo dire, non ho parole per sostegno che ci hanno dato loro del cinema, tutti quanti, che ve devo dire, questo è il mondo di oggi, tutti in cassa integrazione e vivevo male, che devo fare? Sono un po' timido e buona serata. Grazie, diamo la parola a Fino. Buonasera, allora, prima del film innanzitutto perché facciamo questo incontro? Lo facciamo perché tra i vari motivi in questi giorni comincia la fase congressuale per l'Unione Sindacale di Base. È il nostro primo congresso, si terrà a giugno, cominceranno le assemblee sui posti di lavoro. E è un congresso particolare, non solo perché è il primo, ma perché è un congresso di svolta. Noi pensiamo che la nostra storia come sindacalismo di base, importante per i risultati che ha ottenuto, è a una svolta. C'è bisogno di cambiare le modalità di fare sindacato di fronte ai cambiamenti che sono avvenuti nel mondo del lavoro, le nuove leggi che restringono la possibilità per i lavoratori di organizzarsi e che ci impongono un salto di qualità sul piano del conflitto. Il titolo del nostro congresso è Rovesciare il tavolo e l'impegno che assumiamo è proprio quello di crescere dal punto di vista del conflitto, ma anche della capacità di dialogare con chi sta fuori dai posti di lavoro, con chi non si è mai misurato con l'organizzazione sindacale perché non fa parte di una categoria, ha un lavoro particolarmente precario per cui salta da datore di lavoro in datore di lavoro e quindi ha bisogno di altre forme di organizzazione e questo è lo sforzo che vogliamo fare nel congresso, dentro, prima, dopo, di creare una forma diversa di fare attività sindacale, di fare lotta e conflitto nelle città, sul territorio. Per questo il dialogo col mondo della cultura, dell'intellettualità, degli artisti, però non di tutti gli artisti o di tutti gli intellettuali. A noi piace la distinzione che faceva Edward Said, un intellettuale egiziano, quando divideva tra insiders e outsiders. Gli intellettuali insider sono rotelle della macchina del sistema, ingranaggi che servono a tenere in piedi il sistema. Poi ci sono gli outsider, quelli che invece hanno il desiderio di essere provocatori, di stare dalla parte della critica, di dare voce alle persone che questa voce non ce
ce l'hanno e che rischiano in prima persona e pagano anche un costo, un prezzo, rimangono marginali, rimangono a un lato. Bene, questa parte del mondo della cultura è quella con cui noi vogliamo dialogare, intrecciare i percorsi, perché anche noi siamo destinati alla marginalità, così ci vogliono che i lavoratori che si organizzano e che lottano rimangano fuori e chiudano la bocca per sempre. Naturalmente il nostro impegno è che questo non succeda, per questo facciamo l'incontro di questa sera. Prima naturalmente c'è un filmato che racconta la storia, la vicenda di Kellogg's, e questo ce lo racconteranno adesso gli autori di questo filmato che andremo presto a vedere, che sono Rossella Lamina e Nicola Di Lecce, se ho detto bene i nomi, che li invito a venire qua per presentare il loro lavoro. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, saremo brevissimi, vogliamo soltanto dirvi in due parole perché abbiamo sentito la necessità di raccontare la storia che andrete a vedere fra poco. Questa storia ci sembrava veramente emblematica della situazione che stiamo vivendo in questo paese, una storia esemplare di quella che è la condizione di precarietà, di sfruttamento, che riguarda la catena di appalti, subappalti, esternalizzazioni, che riguardano fette sempre più vaste del mondo del lavoro, e quindi esemplare, diciamo, in senso negativo, ma anche in senso positivo, perché da questa vicenda nasce anche un momento di protagonismo forte da parte dei lavoratori. Il momento di protagonismo è stato nella lotta sindacale, ma anche nel fatto di prendere questa iniziativa di denunciare a Kellogg's le loro condizioni di sfruttamento, quando i lavoratori di una cooperativa appaltatrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino hanno saputo che il Festival del Cinema di Torino, che è gestito sempre dal Museo Nazionale del Cinema, avrebbe premiato il cineasta per gli alti valori morali della sua opera. E quindi in questo senso c'è stato anche un aspetto emblematicamente positivo, che Kellogg's riceve questa denuncia e decide di schierarsi dalla parte giusta, come abbiamo intitolato questo incontro, decide di dare ascolto ai lavoratori e decide di rifiutare il premio, importante premio alla carriera. E l'altro aspetto emblematicamente negativo è stata la reazione che ci ha colpito molto del mondo degli intellettuali, in particolare del cinema italiano, che si è unanimemente schierato nella condanna di questo gesto forte di solidarietà. Ecco, noi che eravamo il 6 dicembre a Torino, quando Kellogg's è andata ad incontrare i lavoratori che gli avevano scritto e attorno a lui si sono coagulate tutta una serie di vertenze di quella città, abbiamo percepito che quel gesto aveva avuto un valore molto forte, come se tutte quelle lotte finalmente, da questa nettezza, da questa conseguenzialità del gesto di Kellogg's, avessero finalmente ricevuto una dignità che solitamente viene loro negata. E in questo senso anche il film si chiama Dear Mr. Kellogg's, che è sia l'incipit della lettera che Federica Altieri, che oggi sarà con noi, ha scritto a Kellogg's per denunciare questa condizione di sfruttamento, ma anche un caro Kellogg's dal nostro punto di vista. E ci è caro per il cinema che ci ha regalato, ci è caro perché con appunto il suo gesto forte di coerenza fra opera e azioni ci ha dato qualche cosa di importante. Passo la parola a Nicola che aggiunge. Beh, io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sono venute, perché insomma vedo un pubblico numeroso e di questo sono veramente contentissimo. Ringrazio il Cinema Palazzo che ci ha dato lo spazio per fare questa iniziativa e questa proiezione. Io ho poco da aggiungere a quello che ha detto Rossella. Il documentario che state per vedere è incentrato su una storia che lei ha riassunto, ma che sicuramente moltissimi di voi già conoscevano. È incentrato in particolare su quell'assemblea del 6 dicembre che si è tenuta a Torino e che, come già diceva Rossella, ha visto la partecipazione non solo di Kellogg's, appunto, che è venuto ad incontrare i lavoratori che gli avevano scritto e manifestato insomma le proprie problematiche e la problematica del loro licenziamento,
ma visto la partecipazione di diverse lotte locali che in quel posto sono convenute per esprimersi, per partecipare delle proprie e anche delle altrui lotte. Ecco, io penso, e questo sarà poi, lo dico e lo sottolineo anche perché sarà argomento del dibattito di questa sera, che ecco, una delle prerogative, uno dei compiti che possono assolvere gli intellettuali, gli artisti in questa società è proprio quello di puntare i riflettori su delle tematiche e cercare non tanto delle soluzioni che insomma non è che si possono, tutti le possono trovare, e soprattutto non è demandato secondo me direttamente all'artista trovare le soluzioni, ma concentrare le energie, concentrare le forze, creare consapevolezza in questo senso, creare coscienza delle persone, magari focalizzando su determinati aspetti, su determinate tematiche, determinati aspetti della società. In questo senso il gesto di Ken Loach secondo me è stato di una coerenza straordinaria, straordinaria. Quelle forze che erano presenti in quell'assemblea, noi abbiamo cercato anche di riportarle, di ricrearle nel nostro documentario, perché la cosa anche veramente bella che vorrei sottolineare proprio con tutto il cuore, che è un prodotto che è nato anche durante quel momento. Erano presenti tante telecamere, erano presenti tante persone che riprendevano, che giravano, eccetera. E è stato bello ricevere e far convogliare in questo prodotto anche il lavoro di altre persone. Infatti vi renderete conto anche che ci sono presenti diversi formati video, diverse qualità, che non è un vezzo formale, un vezzo stilistico, assolutamente no, è il segno della presenza di diverse mani. Questo lavoro si può in questo senso configurare come un lavoro produttivo, e di questo sono veramente contento. Detto questo, farei partire la visione augurandovi buona visione. Questa vicenda, come adesso ci racconterà Federico, ha avuto tutta una serie di rassicurazioni sul fatto che sarebbero stati reintegrati. Oggi sapete che è il 20 febbraio, non è ancora successo questo. Buonasera a tutti. Come molti altri lavoratori sono una persona semplice, non sono abituato a parlare alle telecamere o a un uditorio. Potrei essere ciascuno di voi, nella propria stanza, a casa, che decide di scrivere a un regista e di raccontare la propria storia. La cosa che mi ha lasciato senza parole è che quando Ken ha preso posizione, dopo aver fatto mesi e mesi di domande per informarsi seriamente, le risposte che diciamo i responsabili della cultura di Torino hanno dato sono state queste. Qui non è stato licenziato nessuno, sul Corriere.it. Il direttore del Museo del Cinema ha detto che Ken ha fatto proprie le ragioni della USB, mettendo in cattiva luce il museo, senza che abbia tenuto conto delle mie spiegazioni. Noi, ai dipendenti dell'area, diamo 17 euro l'ora. Ora, a tutti fa paura l'illegalità, e non so, voi avete qua a Roma, come si chiama, Air Batman, quello che rubava i soldi, poi non so, ci sono stati scandali bancari, però queste sono cose eclatanti, che indignano, che fanno venire mal di stomaco. Ma secondo me quello che ha reso questo paese, o più che altro grandi fasce di lavoratori in una condizione quasi disperata, e la legalità malata. La legalità malata è la differenza tra dire noi vi paghiamo 17 euro l'ora
e il mio contratto d'assunzione. 4,95 euro il super minimo assorbibile, 5,16. Nel 2008, nel 2009, io non sapevo neanche cosa fosse un sindacato. Io pensavo bastasse dire sempre sì, essere sempre pronto, essere una persona gentile, disponibile. Io lavoravo al Museo Nazionale del Cinema, quindi nel simbolo della città di Torino, ero orgogliosissimo, sono orgogliosissimo di averlo fatto, però dire sempre sì non basta, non è bastato. Ho visto un collega licenziato dopo una riunione della nostra cooperativa, perché forse su un blog aveva detto la convocazione non mi pare regolare. Ho visto una collega licenziata dopo 11 anni per una presunta lite. In sostanza, dopo un arco temporale di 10 mesi, in un organico di 50 persone, sono state licenziate 5 persone. E io ricevetti dopo la sospensione di questa mia collega, mi presentai al museo con una maglietta. Adesso sospendeteci tutti, c'era scritto su questa maglietta. Le indossai un luogo consentito e pensavo, insomma, mi arrivasse un buffetto piuttosto che un richiamo verbale, un richiamo scritto. La lettera di sospensione diceva: tale grave atto non permette la prosecuzione del rapporto di lavoro. Io non ho mai ricevuto lettere di richiamo. Sono una persona normale, una persona anche spaventata. E provai a dire, ma no, io quella maglietta non l'ho indossata dalla collega, l'ho indossata per i tifosi sospesi del Torino. E fu l'avvocato dell'area, l'avvocato, non è il nome di una fiala, ma si chiama Mangione, che disse, presentando questo documento in tribunale, disse: l'intento del signor Altieri era ovviamente quello di polemizzare nei confronti della convenuta in segno di protesta per il provvedimento deliberato dal Consiglio e ricevuto dalla collega. Quindi la situazione è chiara, e questa legalità malata che ha sballato rispetto agli altri paesi europei, credo, i parametri degli stipendi, perché gli stipendi dei lavoratori italiani sono bassissimi, questo è un fatto noto, gli stipendi dei dirigenti sono altissimi, abbiamo un debito pubblico che non so se riusciremo mai a pagare, e quindi io mi immaginavo che dopo l'interessamento di Ken ci fosse quasi non una resa, ma una presa, un'ammissione, no? un'ammissione da parte di questi dirigenti dei fatti reali. Invece questo 7 febbraio siamo stati ricevuti dagli assessori alla cultura della regione e del comune, e sono stati invitati CGE, CISL, The Will e USD. Io pensavo era volta buona, siccome il sindaco si era impegnato, quando Ettore Scola alla premiazione restituì il premio al sindaco, disse lo vengo a ritirare quando saranno riassunti i ragazzi e avrete dato un contratto decente. Ebbene, il 7 febbraio attendiamo mezz'ora, attendiamo un'ora e si presenta solo l'USB, Cesare Will si presentano. E quindi io mi domando se Ettore Scola potrà mai tornare a Torino a ritirare questo premio. Ora lascio spazio alle altre persone che vogliono intervenire. E rivedere questo filmato mi ha veramente scombussolato, perché, così lo dico anche perché vado per ricordarlo, nel luglio dell'anno scorso, mentre scrivevo a Locce, io andavo tutti i giorni in ospedale, perché mio padre
aveva la cancrena nei piedi e quindi l'ho perso poi a novembre dell'anno scorso. Ci tenevo tantissimo a potergli dire che lottare è giusto, però invece sarà... Allora, grazie Federico. Prima di lasciare, devo ringraziare Rossella e Nicola perché hanno reso testimonianza di questa giornata in modo perfetto. Grazie. Bene. Becchino Antonini, amico giornalista, ha il compito di gestire questa discussione. Gli passo la parola. Vai. Ciao a tutti, questa è sicuramente una discussione non semplice perché il film che abbiamo visto e l'avvertenza dei lavoratori smuovono tantissime domande, però è anche bello perché è un momento di dibattito vero, non ci sono tesi precostituite, una delle poche occasioni per cui ci si può confrontare senza dover ottenere immediatamente un risultato, una mozione, un posizionamento. Il posizionamento in qualche modo ce l'abbiamo già perché queste energie e questo luogo sono esattamente una delle risposte possibili a quel groviglio di problemi, il rapporto fra intellettuali, produzione culturale e potere, o anzi i poteri, è esattamente uno dei temi all'ordine del giorno in un'occupazione come questa e nel lavoro di tanti di noi. Scrivere a Ken Loach è un'idea che non è venuta soltanto a Federico. Diversi anni fa c'è stata un'altra situazione romana, questa volta, che aveva scritto a Ken Loach, e questa esperienza che stiamo per sentire ci restituisce un altro pezzo dello spessore politico e umano del regista inglese, di questo personaggio che ha messo in crisi moltissimo il Festival, il Torino Film Festival quest'anno, anche se come avete fatto caso nessuno ha rinunciato alla propria autoreferenzialità, poi ne parleremo dopo. Io invito a venire Dino Piras del Comitato di Quartiere Vigne Nuove perché appunto 15 anni fa, se non mi sbaglio, anche tu hai scritto a Ken Loach e Ken Loach ha risposto anche a te. Innanzitutto grazie per l'invito, grazie a questa realtà che vive ancora. Lui è parte di questa notte che ci raccontiamo. Sì, noi come Comitato di Quartiere abbiamo scritto a Ken Loach. Vigne Nuove, verso Porta di Roma, dove c'è stato fatto quello scempio che tutti sapete, o vanno, qualcuno ci è andato, ma dopo una massa del Comune ha dedicato quelle vie a tutti gli attori, registi e quant'altro. La piazza principale è l'Arco Fratelli Lumière, ma dice lunga poi su che tipo di nomi hanno messo quelle strade. Nel 95 ricorreva il centenario della scoperta del cinema e noi pensavamo, l'idea della compagna del Comitato Quartiere pensò di tentare di fare una rassegna in un quartiere dove le vie erano dedicate a chi di quell'arte e ha fatto il proprio mestiere, la professione. E andavo al comune dicendo che volevamo partecipare al bando per l'estate romana. Siamo andati fuori bando perché era tardi, tentavo di farlo lo stesso, cercando dei sponsor, cercando dei soldi. E a quel punto questa compagna che ci ha avuto questa brillante idea anche sul titolo della rassegna, Cinema Fuori e cose che capitano, e per un'idea, avendo visto un filmato di Ken Loach che magnificava il quartiere di Valbevaina, dove è stato girato il film Ladri di Biciclette, che per lui era il culto il massimo della cinematografia, scherzo a Ken Loach se poteva venire. E intanto noi andavamo avanti cercando sponsor o quant'altro. Ken Loach ci rispose subito dicendo era spiacente, non poteva venire,
gli sarebbe piaciuto vedere dove hanno girato le biciclette, ma in quel tempo lui era girato un film in Nicaragua, che era la canzone di Carlo, tra l'altro. E noi da 90 comunque non riuscimmo a fare questa rassegna perché non c'era bisogno. La rassegna che c'era di nuovo per il giorno costava allora 25 milioni, noi c'eravamo 500 mila lire e andavamo per Franco. Fatto sta che ci riscrisse che oggi dice: cari amici, io sono disposto, siccome la canzone che hanno spostato la programmazione a girare il film in 6 mesi, vengo a Roma a presentare il mio film Terra e Libertà e starò a Roma, a settembre starò a Roma e però la vostra rassegna. E noi siamo rimasti di stucco, chissà aspettare. Scrivemmo anche l'occe, per fortuna c'era una componente come del quartiere che era di Madre Lingua Chiese. Ti ringraziamo molto, caro Carloccia, sappiamo quello che sei e che fai, però non abbiamo la lira, non possiamo fare il film. La risposta è stata immediata, la risposta per mail alla nostra compagna che parlava in inglese, ha detto: allora bene, io il 15 settembre sono a Roma, voglio incontrarti proprio perché sto senza la lira e quindi vorrei conoscerti, che avete fatto questo sforzo per fare questo po' di cultura in un quartiere deserto all'estrema periferia di Roma. E così fu. 15 settembre veloce a Roma è diventato il nostro presidente onorario e questo è il rapporto con il nostro Carloccia. Risposta immediata di un noto regista che si è messo a disposizione di un quartiere all'estrema periferia di Roma. C'erano anche strade che luci perché era stato fatto da poco. E vedete, noi provavamo l'anno dopo a fare il bando partecipando per tempo. Il comune ce l'ha fatto fuori. In un'assemblea fatta al Cinema Astra che sta via Rioni, occupato poi dai ragazzi, c'era fatto un centro sociale, c'è stata un'assemblea con Massimo Chini, che era capitato, che faceva male, che era consigliere del Comune di Roma. Noi andavamo lì, facevamo un intervento molto duro, reclamando che il Comune di Sinistra, che dice che fa cultura, che nota le periferie, proprio l'estrema periferia, nota la cultura, nota questo modo di rappresentare, di far vivere anche al Sera Periferia di Roma dei giorni di cultura, di cinema, di divertimento e quant'altro. Dopo l'intervento il Comune decise che ci dava 3 giorni, gli ultimi di settembre. Con te abbiamo scritto anche noi, però ho detto benissimo, ecco, con voi apriremo insieme la rassegna. L'abbiamo aperta con un circo equestre, poveraccio che stava vicino a noi. Sapete, questi circhetti che sbattono la periferia, non ce l'ha nessuno. L'abbiamo preso e abbiamo portato al cinema con noi. E mentre montavamo il parco si è rotto, a fine stava sul centro sociale, abbiamo messo un lenzuolo sulla parete del centro sociale, comunque andato il film, con che roccia presente. E questo è stato il primo anno. Questo è per farvi capire che la volontà di portare qualcosa di diverso e di lottare contro chi ci aveva impedito, perché è stata una roba bella, tutti vanno a pagare di 4, 5, 6, 7 euro, ma dovete sapere che tra quel circuito è assai faticoso, perché chi ha tutti i cinema a Roma si appropria anche dell'estate romana e quindi noi disperati, il comitato del quartiere, che non c'è cinema, non c'è conoscenza e non sta in quel circuito, non riusciva ad entrarci. Dobbiamo dire grazie a un direttore del cinema che ci avete qui al tempo, che è un compagno, ci ha dato modo di entrare in questo sistema, abbiamo rifatto il bando, l'abbiamo vinto e abbiamo fatto dei film. Ma è bene che la prima volta è venuto Carloccia. La prima cosa che ci ha raccontato la storia di 600 portuali di Liverpool, questa è la maglietta, che per 6 mesi hanno fatto sciopero e i padroni del porto mandavano a prendere i figli, facevano i figli al posto del padre, facendo stanotte le famiglie. Lui ha girato per 6 mesi il filmato di questi portuali, non lasciandoli mai. Questi lavoratori hanno stampato 30-40 mila magliette, che è questa qua, questa è una originale di quelle che ci ha portato in loggia. Tanto è vero che il centravanti del Liverpool, Flores, con una partita
di cartella molto grossa contro il Manchester United. A un cosa con questa maglietta, c'era questa maglietta a tutto il campo, lo squalificarono per 5 giornate, perché ha fatto vedere la lotta dei portuali. E questa cosa è andata avanti. Questo rapporto c'è stato sempre, che ho fatto rassegna, anche perché non facevamo solo rassegna cinematografica. Tendo presente, totalmente gratuita. Perché in una landa desolata, un quartiere all'estrema periferia, vicino al raccordo, dove non c'è niente altro, né cinema, dove non c'è niente, c'erano solo le case, c'erano dei capi di casa, ma se sono scordato da c'è anche la città, quindi non c'era niente. Lavoriamo, quando facciamo la sedia, facciamo dalle 6 alle 8, facciamo spazio per i bambini, bambini delle case popolari che non c'erano soldi, vanno a ferie nel social report, lo facciamo lì con gli attori di strada e tutto quello. La cosa bella è stata che abbiamo preso, quello facevano i pazienti a Piccio, abbiamo portato, questi ragazzini non l'hanno mai visto, 250 ragazzini estasiati, comprese le madri. Poi facciamo gli articoli con gli attori di strada, quindi non erano soggetti passivi, subivano quanto diceva il comune per farli, ma partecipavano. Facevamo tornate calcetto, da uno di su una manifestazione di questa è venuto dentro la scuola, che ha premiato, ma la cosa più importante è che noi lavoravamo insieme all'associazione dei comitati dei quartieri. All'interno del centro c'erano tutti i gazebo, c'è stata Emergency, il Bruttano Trocco, non era passi intensi, portato l'Etica, c'è stata Parse che fa intervento sulle tossicodipendenze, c'è stato il comitato dei quartieri dei fidei, tutti intorno. E questo cinema cosa? Cinema fuori cose che cambiano. Perché questo? Perché volevamo dire fuori la gente da casa, le volte dal televisore che scende il coglionisce, poi vince per lo scuola. Poi cose diverse, cose che cambiano le cose, che tra comitati, tra bisogno, gente paga, si associa e comincia a lottare su qualche cosa di vero, qualche cosa. Questo è il nostro intento. Detto questo, noi siamo andati avanti per anni e anni e anni su questa cosa qua. Nel 2008 ce l'hanno colto. Non tanto perché davamo fastidio, facevamoci, ma davamo fastidio a chi c'era il cinema, perché voleva guadagnare di più. Tenete presente, a noi ci davano 48.000 euro, facevamo 20 giorni in cinema, facevamo due film, anche due film, non facendo pari niente. Facevamo la sottoscrizione, con quello riuscivamo a sopperire le spese e a tenere qualche soldo per combinare la partita, perché se no non andavamo avanti, perché a noi ci dovevamo pagare manifesti, qualche cosa dovevamo fare. E quindi ce l'hanno tolto, ma non tanto ce l'hanno tolto per soltanto perché chi c'è una mania, ce l'hanno tolto perché la paura. E parlate bene, questo ce l'ha tolto prima che le mani diventasse, anche se poi non ci ha messo il pezzo da luce. Ci hanno tolto la giunta di sinistra. Quando io sono andato a presentare il progetto ci hanno bocciato. Il direttore dell'ufficio dello spettacolo, che tra l'altro era un mio ex compagno della democrazia totale, pensate un po', mi ha detto, stavolta mi dovete attaccare, che il mica gira sempre bene per voi. Ma quello c'è girato bene. Ma quando c'è andati i 200 milioni che davi a Piazza Vittorio, all'isola del cinema, i 300 milioni che davi a quello che fanno al cielo, c'è stato da niente, c'è stato i soldi per fare cinema e basta. Ho concluso, per dire che questo qua l'abbiamo fatto con l'aiuto di un Stato che è straordinario, è venuto da noi, non ha mai fatto promozione sulla firma perché non ce n'ha bisogno, specialmente noi, però ci ha sempre domandato come state col lavoro, come funziona la sanità, c'è il problema di droga, come lo combattete, che cosa fa, è sempre stato esposto a questo. E noi abbiamo continuo ancora contatto con Kellogg, state tranquilli, ma se siamo in difficoltà non lo saremo, sappiamo sempre che c'è una persona che è come noi, che è un uomo giusto, che non si fa consultare, che non ha paura del potere, anzi lo combatte insieme a noi. E con quello, come dovremmo far tutti, andare avanti e combattere questi farabutti che ci stanno a guardare. C'era Guido nell'introduzione tra insider e outsider e c'è questa capacità di cooptazione che ha l'industria culturale o qualsiasi tipo di industria culturale nel nostro caso, capacità di cooptazione dei cervelli, per cui nel momento in cui qualcuno ha dovuto scegliere se stare con i lavoratori della REAR oppure con la direzione del festival, tantissimi non hanno avuto dubbi e
e hanno scelto di stare con la direzione del festival, e anzi hanno scelto di polemizzare direttamente con Kellogg. Io inviterei Luca degli Assalti Frontali, militantà, perché Luca ha bazzicato e bazzica ancora l'industria dell'immaginario, ma in una posizione molto diversa. Allora, è così difficile mantenere la propria autonomia, la propria indipendenza dall'apparato industriale? Vabbè, buonasera a tutti quanti, grazie di avermi invitato. Ho visto il video e effettivamente mi sono ritrovato molto vicino a Ken Loach. Il mio percorso, insomma, rispetto a quello suo, in particolare alcune cose che ha detto, quando ad esempio ha detto che prendere un premio è importante, ma il premio più grande è condividere una battaglia, e quindi non era importante portarsi a casa una targa, ma portarsi a casa la condivisione di questa lotta. E io penso che sono personaggi un po' unici, e se devo dire la verità, ad esempio il percorso che ho fatto io, che ormai sono più di 20 anni che faccio rap e faccio musica e vado in giro per tutta l'Italia, spesso mi sono sentito abbastanza solo nell'ambito dell'industria culturale. Voglio dire, secondo me i compagni quando lottano sono degli artisti, mentre è difficile trovare un artista che è anche un compagno. I compagni quando lottano hanno una creatività pazzesca, trovano delle forme per rinnovare il conflitto, trovano dei linguaggi che io personalmente cerco sempre di vederli, di seguirli, sia perché me li sento vicino, sia perché secondo me sono proprio la prima fonte di ispirazione, sono i primi creativi, i primi artisti, i compagni, perché come diceva Sant'Eno Tardicola, l'unica poesia vera che c'è è quella che sta nelle carceri e nelle officine, tutto il resto insomma è da prendere con le pinze. E al contrario, se te vai a vedere la psicologia poi di un artista, un artista, diciamo, è un animo sensibile sicuramente, che certe cause le sente vicine, su questo non è che possiamo dire di no. Però un artista, cioè è chiaro che ad esempio la differenza proprio tra un compagno che fa l'azione e diventa un artista, e tra un artista che invece cerca di fare un'opera d'arte, è che l'artista si deve estrarre a un certo punto per realizzare la sua opera. Si deve un attimo staccare dalla realtà, concentrarsi e concentrarsi solo su un dettaglio, e quindi perdere poi tutta una serie di cose. E tante volte succede che questo artista, diciamo, fa il suo percorso e diventa molto individualista del suo percorso. Resta comunque legato, perché è un animo sensibile, a certe lotte, però fondamentalmente se ne stacca proprio dalla realtà. Io sinceramente, come dicevo prima, ne ho trovati pochi di artisti veramente che erano disposti a rinunciare a qualcosa, come magari ha fatto Ken Loach, perché poi non è tanto la targa, e poi magari Ken Loach se lo può permettere, ma quanto quello che viene dopo, perché se uno non accetta di fare un passaggio, come ad esempio prendere una targa o prendere un passaggio televisivo, accettare una cosa che in quel momento non va bene, dopo magari viene, come si dice, ogni lasciata è persa, ma soprattutto ogni persa, ogni cosa che te perdi, c'è qualcun altro che darti per te la mangia. Quindi c'è una concorrenza spietata, e quindi in qualche modo questi artisti devono, nella loro coscienza, pensano che bisogna andare avanti così. Voglio dire, l'anno scorso ci sono stati purtroppo due casi terribili, due omicidi praticamente, mentre venivano montate quelle mega impalcature durante i tour, sono morti due ragazzi, uno tra l'altro è un compagno di Roma, un altro a Trieste, un ragazzo proprio a Trieste, che montava l'impalcatura Jovanotti.
Giovanotti è una persona che comunque potrebbe anche stare insieme a noi sotto alcuni aspetti, cioè potrebbe essere oggi qui presente se uno lo invita, non è che si tira indietro, però nello stesso tempo non è uno che può fermare il business che lo circonda. E quindi praticamente mette in moto un circo, come tutti quelli che poi mettono in moto il circo della grande industria discografica, per cui i palchi devono essere montati molto velocemente, devono essere montati la notte pronti per la mattina, non ci deve essere margine per la sicurezza, e chi mette in discussione la sicurezza la volta dopo non viene chiamato. E tutto questo fa parte del gioco che Giovanotti fa finta di non vedere, come fanno finta di non vedere tutti quanti. Io non so poi se questa cosa potrebbe essere interrotta, ma nessuno la interrompe, e tutti la fanno, e tutti la producono, e tutti la riproducono. Qualsiasi gruppo, io potrei raccontarvi di tutti i gruppi musicali che poi magari tanti ragazzi amano, che affolla una cosa e che suoniamo nelle nostre radio e che fanno parte anche dei nostri festival, fanno le peggiori cose e non si interrogano su quello che fanno, e soprattutto non partecipano poi ai momenti veramente creativi che ci stanno durante le lotte, cioè non vengono magari alle manifestazioni. L'altro giorno ho sentito una canzone di Daniele Silvestri che ha presentato a Sanremo, ho sentito tutti quanti che dicevano quanto è bella questa canzone, e sono andato a sentirla, no? E a un certo punto nel ritornello dice: io non mi metto il casco per nascondermi, parla dei cortei, no? Io non mi metto il casco per nascondere, io non ho lo scudo per proteggermi, cioè praticamente lui che fa? Ha preso delle cose che sente poi nel... perché poi la canzone è pure bella, cioè pure perché racconta di questi che fanno lo sciopero, cioè, però alimenta poi una menzogna per cui chi sta in corteo e si mette il casco per non prendere le manganellate fondamentalmente, per provare a forzare, si sta coprendo il volto. Allora io dico, cioè, Daniele Silvestri, che è una persona che dovrebbe essere una persona minimo intelligente, d'altra parte Daniele Silvestri è anche amico di Max Gazzè, che è andato ad Atreju ed è andato a fare con Alemanno la festa della scuola mentre noi stavamo tutti lottando contro la Gelmini, lui andava a fare le cose con Max Gazzè. Oppure Subsonica fanno l'ultimo disco e lo sponsorizzano con Intesa San Paolo. Cioè, mentre noi siamo tutti a fare le manifestazioni, qui facciamo le cose, tutto quanto, la critica alle banche, quello che rappresenta, ma non è successo 15 anni fa, è successo 2 anni fa, quando già c'era stata Lehman Brothers e tutto il resto. Allora, che vuol dire questo? Che è il prezzo da pagare, cioè un artista pensa che comunque il prezzo da pagare è quello per cui bisogna fare dei passaggi, tanto la gente in generale è rincoglionita, cioè probabilmente, e quindi non si accorge di certe cose e gliele fa passare tutte quante. Noi personalmente abbiamo cercato di avere una certa linea di condotta e ne siamo felici, cioè come quando Ken Loach sta lì che dice: io non ho preso il premio, sto qui che condivido con quella lotta. Cioè, per me le cose più belle di tutto il mio percorso sono quelle che ho fatto mentre stavo, che ne so, con le scuole occupate, quando senza andare troppo in là, soltanto prima del 15 ottobre, quando c'è stata la manifestazione, appunto, poi tutto il casino, c'è stata l'occupazione di Via Nazionale e dei Draghi Ribelli, no? Che siamo stati lì, abbiamo occupato Via Nazionale. Ricordo che sono andato lì, ci stavo un momento con i carabinieri che stavano per caricare, sono arrivato, abbiamo fatto il rap per strada e si è sciolta la situazione, anche i carabinieri si sono rilassati. No, però quelli sono i momenti più belli, sono veramente i momenti più creativi che io quando mi ricordo, cioè sono a parte quello, cioè, ce ne sono stati decine, però c'era stavo soltanto io, dove stavano tutti gli altri musicisti, gli altri rapper? Allora è chiaro che diciamo che deve essere una cosa, io non è che voglio dire, e d'altra parte io quando ad esempio sono 20 anni che faccio questa attività, a me non mi hanno mai chiamato al concertone di San Giovanni. Oh, in teoria direte, è un punto d'orgoglio, e sono d'accordo, perché il 1° maggio io sono stato sempre il forte prenestino alla festa del non lavoro, però
c'è stato un anno che era il 2008-2009 quando combattevamo contro la Cermini, che avevamo fatto il rap di Enea con tutti i bambini e chiedemmo di andare sul palco a cantare il rap di Enea, che non era, che era un pezzo dolce, c'era niente di che, non ce l'hanno fatto cantare, perché poi alla fine se fai certe cose come le fa Max Gazzè, come le fa Mizzuzzone, come le fa Giovanni, eccetera, stai, come le fa la Parenza, insomma, cioè, stai sul palco, se no no, per cui penso che i veri artisti sono i compagni che lottano. Adesso mi chiedevo mentre sentivo Luca, no, ma c'è stato un momento in cui il rapporto tra il conflitto, i movimenti intellettuali è stato più fluido? Io penso che Tano D'Amico ci possa fare da pre-unione, visto che non si stanca mai di stare dalla parte giusta anche lui. Non si è sentito. Ovviamente uno con i capelli, infatti li abbiamo dati tutti a lui. Io vorrei dire che non mi trovo d'accordo con la serata, con la conduzione della serata in linea di principio. Perché? Perché mi sembra che la mentalità della fabbrica, quella che dei pezzi, quella, la mentalità della fabbrica che cos'è? È quella di ridurre gli uomini a dei mattoni intercambiati. E si è tentato anche di proiettare verso gli artisti, i cinematografari, i cantanti, anche perché i cantanti e gli artisti sono dei mattoni intercambiabili. Quindi si chiede da loro un comportamento che nelle loro opere non c'è, nel loro animo non c'è. Perché noi dobbiamo obbligarli? Perché noi dobbiamo guardarli a punti di riferimento? C'è una grande differenza tra Ken Loach e i miserabili suoi colleghi che hanno detto lui lo fa per megalomania, eccetera. Questa differenza si vede anche nelle immagini che producono. Cioè, che differenza c'è tra Gianni Amelio e Ken Loach? E la differenza che c'è tra terra e libertà è un nucleo qualsiasi, ora ma senza la confusione. Quindi sta in noi guardare alle persone che non ritengono assurdo il rapporto che ci deve essere tra immagine e sangue e carne delle persone. Ora noi viviamo in un paese strano, perché tutto questo scandalo per Ken Loach? A me ha fatto effetto anche quando dice Ken Loach, ha detto: io ho parlato con il mio sindacato, quindi con quelli che si occupano di cinema nel suo paese, dice sono tutti contenti, porta i nostri saluti, porta i nostri, perché da noi non è così. E allora facciamo un passo indietro, qualche passo indietro. Da noi gli intellettuali non sono mai stati col popolo, non c'è mai stato un rapporto fluido col popolo. Anche i padri della patria, i padri del cinema, era gente che brillava ai littoriali fascisti. Anche il nostro caro Ingrao, che era un critico cinematografico, tutti quanti, cioè per loro, per gli intellettuali del nostro paese, anche Bobbio, che cos'è? E fare il loro fare il cineasta, per Bobbio insegnare nell'università, qualsiasi cosa succeda, quale sia, qualsiasi potere esista in questo paese, gli intellettuali sono stati sempre con il potere, come quando sono passati molti
a gambe tutti, da essere fascista che difendeva le scelte delle strade fasciste, quelle lì che mandavano nelle borgate tantissimi abitanti del centro storico, e da un giorno all'altro è passato al Partito Comunista, come tantissimi altri. Cioè loro sono stati sempre con chi stava al potere. Io vorrei invece che cosa? Che finalmente si riprendesse il rapporto che c'è sempre stato con i più grandi artisti del nostro paese, e noi in questo siamo insuperabili, che c'è sempre stato, anche i grandi, quando si parla di Raffaello, di Michelangelo, a noi non ce li insegnano a scuola. Una volta io da adulto, uscito ormai dalle scuole, esaminavo uno schizzo di Raffaello e mi ballava la vista. Perché? Perché era uno schizzo che rappresentava un uomo torturato. Non si vedevano le corde che lo tiravano, ma si vedeva il suo busto contorto. Allora io ricordo che con la professoressa dell'epoca ho detto: mi sembra che quest'uomo sia un uomo torturato, quindi che Raffaello il mite degli innamorati, eccetera, si interessasse di questi temi, si interessasse, avesse visto, avesse condannato con quello schizzo. E la professoressa ha detto: ma leggi che cosa è scritto sulla scheda. E io ho guardato: torso di uomo di tre quarti. Cioè, non sto scherzando, torso di uomo di tre quarti. Cioè che lo sforzo della cultura è di tagliare quel legame che c'è sempre stato tra i grandi, ma veramente grandi, non Maschia, Max Gazzè, si parla di Michelangelo, di Raffaello, che c'è sempre stato tra la carne e sangue delle persone, degli ultimi, dei più sfortunati, proprio con la carne e sangue del popolo. I grandi artisti sono grandi perché prima o poi ognuno si imbatte in loro. Secondo me uno può vivere bene anche senza mai imbattersi in Gianni Amelio, non può vivere senza imbattersi in Kennocchia. E allora io, per raccontarti, qui finisco perché se no la faccio tanto lunga, la racconto come una favola, infatti è una favola triste, cioè sulla cultura del nostro paese, che più degli altri, forse perché veniamo dalla cultura classica, tende a distinguersi dal popolo. Ognuno tende a distinguersi da chi può stare più in basso, e su questo si basa tutto. Allora che cosa? Io una volta mi sono imbattuto in una storia, era un periodo, siamo a metà degli anni Ottanta, quando avevano ucciso Fava, eccetera. Io ho tentato con le mie piccole forze di impegnarmi molto in quello che capitava nella mia terra. E mentre io lavoravo nella metà degli anni Ottanta, vedevo su molti muri un poster bellissimo che rappresentava un particolare di dipinto che io non avevo visto mai. Allora, con la coda dell'occhio, mentre andavo a vedere quello che capitava, avevano ucciso anche un bambino perché aveva visto troppo di Fava. Adesso solo ora si sa di Fava, perché c'è la Sette che deve fare uno sceneggiato su Fava, che non esiste una foto del suo funerale. Cioè Fava non esiste una foto, cioè la stampa, gli intellettuali, l'ordine dei giornalisti, queste cose che non c'erano. Infatti io ricordo anche questo, la funzione dell'intellettuale, il rapporto fluido. Tu parlavi del rapporto fluido, ma ecco, c'è più fluido di così, cioè ventoso, il rapporto ventoso, scivoloso. Cioè è morto Fava e non esiste, cioè la Sette cercava. Infatti mi ha chiamato, dice: abbiamo saputo che tu c'eri, perché ora dei ragazzi che erano in quella cosa scrivono anche libri, che sono diventati grandi. E ricordano Celatano, ma non per dire io ero l'intellettuale che stava lì. Allora dice: allora chiediamo a te le foto.
e bisogna dire che io sono rimasto, è vero, in tutti gli appuntamenti della storia che io ho vissuto non ho mai visto questa folla di intellettuali, mai. Penso al 1977, a pomeriggi molto ma molto tristi in cui c'era qualcuno ucciso, ricordo un giovane che è stato ucciso mentre mangiava delle pesche. E ricordo, ma lo sentì per radio, non è che ho degli informatori, eccetera. Allora andai, forse, e vidi come in un film, che il cinema era però assente, le pesche ancora che scivolavano sui gradini dove di San Pietro in Vincoli, dove lui era ucciso, e dopo un po' è arrivato un mio collega. E questa ressa di intellettuali io non l'ho mai vista, non, proprio non l'ho mai vista. Allora, tanto per spiegare come mai, cioè per spiegare, continuo con questa favola di quando ero al sud e vedevo un posto bellissimo. Allora vedo questo posto bellissimo, l'ultimo giorno vado a vedere che dice questo posto e dice: verrà esposto il trionfo della morte. Io dico che io non avevo mai visto, pur vivendo e essendo vissuto a contatto con le immagini, non avevo mai visto il trionfo della morte. Infatti ho letto, ho chiamato qualcuno per telefono, dice sì, perché è stato sempre sotto una cortina di fumo, una cortina di nero fumo, e poi racconteremo perché, è stato in restauro per 50 anni, quindi ora viene esposto. E io ho detto, ma è troppo tardi per me, come faccio per vederlo? E il particolare del poster, che erano delle mani di donna che si intrecciavano nella danza, era bellissimo, mi dispiaceva molto. Allora suonai, e questo è impossibile in qualsiasi altra parte del mondo, nella Pinacoteca di Palermo, era sera, io suonai, viene fuori un custode e dice: che cosa vuole? Io vorrei vedere, ma tornasse domani, dice, come fanno loro, tornasse domani. Io ho detto, ma devo partire. E lui dice, ma che cosa vuole che le possa fare? Chiuso. Allora io ho tentato la mia ultima carta, che solo lì si può giocare, ma sono nato qui. Allora lui chiama tutti quanti i suoi colleghi, per essere sicuro che non è che mi apre, poi c'è una folla che rompe per fare delle cose, e mi apre una piccola cosa, io entro e mi portano nella sala dove avevano esposto questo grande affresco che avevano riportato in luce a pezzi, scostano con un meccanismo elettrico, spingono un bottone e si scostano delle tende molto pesanti, molto cose. Io vedo qualcosa che mi ha stupito, cioè che mi ha riempito di, insomma, che mi ha fatto stare male, tipo la sindrome di Stendhal. Perché? Perché A, non l'avevo visto mai, era più bello di Guernica, più, anche grande, grande come Guernica. Chi ha visto Guernica è pazzesco, è molto grande. E era in Technicolor, mentre Guernica in bianco e nero, e poi diceva, urlava quello che malamente io mi ero sforzato di dire per tutta quanta la vita. Urlava in un modo bellissimo, cioè, e io racconto un po' il quadro. Si vede una grande corte, una corte bellissima, e la morte che rompe col suo cavallo, il cavallo della morte, è la morte, e irrompe con arco e frecce. All'arco e le frecce, sembra che continui a scoccare frecce, e ha già colpito con le frecce tutti i potenti della terra, imperatori, re, papi, anche i potenti dei musulmani, di altri campi, potenti del nord del mondo, del sud, dell'Africa, tutti quanti. E sta arrivando con il cavallo verso delle altre persone, a pochissimi centimetri. E queste altre persone possono essere gli artisti. Cioè è gente che può cantare, le dame che intrecciavano le loro dita nella danza che io avevo visto, le dame che intrecciavano nel... E questi non è che vogliono, hanno voluto potere su altri esseri umani,
sono quelli che non hanno cercato il potere, hanno cercato una vita degna che potevano permettersi, e si coltivano, si vede che cantano, suonano, parlano di filosofia, che poetano insieme, che danzano insieme, e nessuno di loro si accorge che la morte sta per arrivare. E c'è un'altra follina invece, a sinistra in basso c'è un'altra piccola folla. E chi è questa piccola folla? Sono quelli che invocano la morte, che chiamano la morte, non quelli che non si accorgono nemmeno che debbono morire. Sono quelli che chiamano la morte, per cui la vita è insopportabile. Ma chi sono questi? Sono quelli che hanno cercato un assoluto per tutta quanta la vita. C'è un pellegrino molto vecchio che ha cercato questo assoluto per tutta la vita e ora invoca la morte che vuole morire. E poi c'è per esempio delle donne che hanno subito un lutto e hanno un lutto insopportabile, hanno i veli bianchi del lutto. E poi c'è degli esponenti di minoranze perseguitate, cioè che potevano essere tre i zingari che in quegli anni, perché siamo nella metà del 1004, giravano per il Mediterraneo. E poi in mezzo a questi c'è anche un giovane con le mani tagliate, che espone i suoi moncherini, un giovane che è andato a scuola, si vede che ha un mantello bellissimo, ma non ha più le mani. Cioè, è molto impressionante questa cosa. Insomma, sono, e poi si vede, sono quelli per cui la vita è insopportabile, sono gli insoddisfatti, sono quelli come noi, quelli a cui va stretto il mondo, e in mezzo a loro si mettono i due pittori che hanno dipinto questo affresco con i loro attrezzi da pittore, con i vestiti, con la pettinatura da pittore, con fierezza si mettono in mezzo a queste persone per cui la vita è insopportabile. E bisogna dire che si mettono con fierezza, perché sono le due persone che ci guardano sempre. Quando noi entriamo nella sala, andiamo a destra, a sinistra, sentiamo sempre i loro occhi addosso. Loro esprimono con orgoglio: noi siamo qui, noi che lavoriamo con l'immagine, siamo qui in mezzo agli insoddisfatti di sempre. Ma bisogna dire, dicono quello che Picasso, bisogna dire Picasso non è l'ultimo, che continuava a dire: l'immagine viene dai poveri, nelle sue interviste. L'immagine viene dai poveri. E la stessa cosa 500 anni prima ripetevano questi pittori, che sono però stati coperti da un velo spesso, da uno strato spesso di nero fuso, appunto perché si erano spinti un po' troppo in là in un periodo in cui era scomodo dirlo. Però il senso rimane quello: io come lui, come tutti noi, siamo con i due pittori. Grazie per l'attenzione. Il nero fumo è quella sostanza che certe volte ricopre anche altri tipi di intellettuali che hanno ugualmente un rapporto difficile con i poteri con cui hanno a che fare. Non c'è soltanto l'industria, ma ci sono anche le pubbliche amministrazioni, anche chi immagina una città è un intellettuale, e anche lui spesso e volentieri, anzi sempre, viene messo di fronte a un bivio: stai con i padroni della città o stai invece con gli insoddisfatti di cui parlava Taro D'Amico prima. Antonello Sorgia. Anche lui ha bisogno di poche presentazioni in un ambito come questo qua. Stabiliamo subito la presenza di quella che si chiama così. Quindi, no, io voglio dire che è molto complicato per me intervenire questa bellissima immagine di descrizione che ci ha fatto Dario, che non è la prima ovviamente. Chi per me lo conosce da più di 40 anni, ovviamente, e ha visto questa città spesso, per entrare su un argomento anche grazie ai suoi occhi, e vuol dire che fa sempre emozione. La domanda è molto secca,
perché è vero, io parlo come architetto. Gli architetti non sono, ovviamente, sono un po' stretti in questa definizione, perché non siamo, lo parlo per me ovviamente, non mi sento un artista, né mi sento meno che mai un intellettuale. Però ho avuto gli architetti hanno una grande fortuna, io penso, che è quella che costruiscono, che non solo si pensano come costruttori di città, ma si pensano anche che come capaci di fornire un servizio alla città. E la città è l'opera collettiva per eccellenza, non c'è nessun'altra cosa, nessun'altra espressione, sia artistica, intellettuale, eccetera, che abbia bisogno della presenza di tutti. Cosa sarebbe una città a partire senza abitanti? Se le città sono fatte dall'abitante. C'è un pezzo all'inizio, c'è un brano del film e del documentario che abbiamo visto un po' di minuti fa, in cui Gavroccio dice una cosa che è molto interessante, anche se la dice così volante, dice: descrive chi sono i lavoratori. Non dice Alicia, si pensava che non sapessero parlare, si pensava che non sapessero neanche guardare, ecco, magari di fronte a una griglia o a un quadro con quello di Carlo non avessero le stesse cose. Però invece poi dice questa cosa che io traduco in una formula, dice, insomma, ci dicono quello per cui noi possiamo sopravvivere, per cui ci poniamo in posizione intermedia fra gli ultimi e i due pittori. Sono quelle che non tutti possono sapere tutto. Ecco, nella città infatti noi abbiamo scoperto questo. Io ho la fortuna, devo dire, di appartenere a una generazione di architetti che ha avuto. E poi è chiaro che lì la scelta è precisa, no? Nel senso che è chiaro che se tu vai a vedere le cose, i progetti su cui sei impegnato, le iniziative, eccetera, sono diversi da quelli di carattere speculativo o di quelli che viene accumuli del cemento. Ma lì era quella la cosa più semplice che ho fatto. La cosa più complicata che ho fatto, invece, è saper capire, leggere e capire quelli che mi circondavano. La fortuna mia è stata quella di appartenere a una generazione che è cresciuta tutta assieme. Io non mi sono mai sentito solo di fronte a loro, perché, come dire, io la città Roma l'ho conosciuta studiando, avendo la voglia di fare, ma l'ho conosciuta perché ho avuto questa fortuna straordinaria di avere 20 anni nel 1968, quindi, come dire, di uscire dalla facoltà di architettura tenuta lì in alto, in un quartiere che noi potremmo definire ostile, come era di Parioli, dove era questa strana casetta, venivano confinati gli architetti, che erano tutti, i loro insegnanti erano tutti più pieco professionismo, ecco quello che dicevi, gli chiamavate gli altri, no? Come dire, so fino a pochi anni prima che morisse c'era lo stesso Piacentini, ecco, che è il massimo di quel trasformismo di cui parlava Tano, in cui, come dico, non la vedo proprio come c'è Tano, io non penso che Arcano fosse proprio così, però insomma, diciamo, Piacentini lo era, e dopo aver fatto quello che ha fatto durante il fascismo, gli hanno fatto fare via della legislazione nel 1950, 5 anni dopo, e poi tenendolo in quella facoltà per molto tempo. Ma uscendo da quei recinti, perché tali erano, in realtà abbiamo iniziato a capire la città e a scoprire che la città era fatta sì di edifici, questi straordinari architetture che parlano. Come dire, venendo qui, sono passato sotto la stazione, via Gioberto, c'è quel edificio fatto da un architetto straordinario mediale, che spero che fatto, che passa dove gira il tramvetto, dove c'è il vecchio tramvetto, diciamo quello di Grotte Celoni, che va a dove c'è la scuola delle sedi dell'USP sotto, ecco, che è tanto per sentire, tanto per dire, e alle Laziali, ecco di fatto, quello che è fatto da decine e decine di finestre, ognuno di loro è un piccolo mondo. A me mi piace sempre quando vedo di pensare che io vorrei abitare in quella casa, ma ci vorrei, non vorrei, come dire, dare un dispiacere a nessuno, mai a mio amico Lupino, ma ci vorrei abitare da solo, perché vorrei avere un privilegio, quello che ogni giorno di affacciarmi da una di quelle finestre, che sono tutte uguali, però hanno tutte una visione completamente differente. Allora tu, mi piacerebbe abitare lì da solo, proprio da solo, senza neanche la mia compagna, forse ora col mio nipotino che ci ho da pochi mesi, però ecco, per spiegarvi che la città è sempre differente, però non perché cambi, ma perché tu devi stare lì esattamente, prendere quel qualcosa che in quel momento sta passando. E
che io ho visto questo, però guardate, ci è successo una cosa straordinaria, lo diceva un intervento del migrante in questo filmato. Il 6 dicembre, il giorno della manifestazione di Che Loach a Torino, è successa una grande rivoluzione urbanistica in questa città, che molti di noi sanno, questa è l'università accennata, quelle 850 famiglie, che sono 2000 e più persone, che hanno occupato contemporaneamente 8 stabili, come dire, abbandonati, che frutto dell'invenduto, hanno non solo fatto una critica pesantemente a questa città in cui è fatta da case senza abitanti e abitanti senza case, non solo hanno detto basta all'immobiliarismo finanziario, quello che produce sempre questo invenduto che serve ad altro piuttosto che fare assicurare il diritto all'abitare a tutti, il diritto costituzionale, io che ricordo, ma hanno detto qualcosa, guardate, questa città può essere ridisegnata, può essere riabitata, occupando, non senza sprecare nulla di nuovo territorio, ma rioccupandoci del tanto costruito, contro lo spreco e cercando di, come altrettante casematte, ridisegnare queste relazioni. Ecco, il giorno in cui veniva fatto il dibattito a Torino su quello è successo questo a Roma. Allora guardare, come dire, non iniziate, dovrei finire su questo. Chi sono gli architetti? Beh, gli architetti, visto che tutti poi danno delle definizioni, io, come dire, anch'io ho, potrei fare qui l'elenco dei vari Gazzè e un altro, però c'ha lo stesso nome di quelli che mi piacerebbe dire che sta dall'altra parte, che è facilmente capire perché inizia con lo stesso pseudonimo, anche se molto più corpulento e più, forse pure un po' più antipatico. Però ecco, non vorrei fare questo. Io credo che il problema fondamentale per rispondere a chi è questo, e io credo saper guardare, io non mi sento di stare quando partecipo a progetti tipo la ristrutturazione di una casa occupata o le autocostruzioni, cose di questo genere, non mi sento, come dire, di far parte di uno che sceglie, ma io mi sento far parte di quel movimento, come dire, che tutti insieme facciamo quello per cui io oltre 40 anni fa ho deciso di fare questo mestiere e che ho ancora voglia di continuare a fare questo, che stiamo costruendo la città. E la città, io ho capito ben presto, forse perché avevo dei cattivi maestri e anche altri un po' meno peggio, che la città viene fatta dal conflitto. E quindi in questo totale, siccome i suoi conflitti che muovono la costruzione e anche i nostri sogni, io in questo non solo mi trovo molto bene, ma vorrei continuare a restare e a vedere quelle forme di manifestazioni di alterità come questa che ho visto e che avete presentato in questo bel filmato. Grazie. E per tornare a una cosa che ha detto Che Loach, mi ha abbastanza colpito guardando il film, i lavoratori vengono descritti o come delinquenti oppure come delle vittime, però c'è anche chi si sforza di raccontare delle cose, delle storie, dei conflitti senza necessariamente fare pena, senza creare questo sentimento patetico nei confronti di chi lo ascolta. C'è Fausto Pellegrini di Rai News che non solo segue da tempo i movimenti sociali, ci siamo conosciuti in piazza con lui, ma che ha anche scritto un libro dove cerca di capire che tipo di rapporto può esserci tra i movimenti e i conflitti sociali. Grazie, grazie Chicchino, grazie a tutti, grazie a tutti. Sono molto contento di essere qui e penso sia importantissimo esserci, ma questo lo dico alla fine sul perché, ma insomma si capisce. Sono in disaccordo sul disaccordo di Tano, così chiudiamo un po', perché, e poi mi fermo qui perché sennò il dibattito diventa estremamente, non si ferma più. È la nozione di intellettuale che poi è in discussione, una cosa del genere, perché poi è l'istituzione che crea quel tipo di intellettuali, di quelli che noi chiamiamo intellettuali, che poi sono tutta quella roba lì. Faccio pochissimi esempi per supportare quello che dico. Quando Danilo Dolci nel 1970 fa a Parti Nicola Radio dei Poveri Cristi, tentando disperatamente di rompere una informazione omologata e omologante su quello che stava succedendo in Sicilia,
quando Don Tonino Bello dice non mi importa sapere chi è il Dio, mi importa sapere da che parte sta, a quel punto la scelta di campo è netta, la scelta di campo è importante, la scelta di campo è decisiva e definitiva. Dopodiché ci sono tutta una serie di questioni che restano aperte e che saranno, probabilmente rimarranno sempre aperte, e questo significa ovviamente che a persone come Kellocci e a persone e alle cose che fanno non riusciremo a dire mai grazie abbastanza a comportamenti del genere che in qualche modo sostanziano, esattamente come diceva invece Tano, tutta l'opera che viene prodotta, e mettono insieme pensiero e azione, cose che fai e cose che racconti, perché è facilissimo fare un bel intervento in un'assemblea. Il problema è quello che fai un minuto fino a un minuto prima e quello che fai un minuto dopo dal bell'intervento che non si nega a nessuno, e noi sappiamo benissimo quanti belli interventi è lastricato all'inferno di questo paese. E allora diciamo, sull'informazione, diceva appunto Checchino, l'informazione sul lavoro soprattutto, oggi l'informazione di per sé in qualche modo rischia di essere distraente, rischia di essere sempre patologica, di andare a raccontare sempre e soltanto la patologia, incapace di raccontare per un disegno preciso, non per errori o per difficoltà varie, di raccontare la quotidianità per poi comprendere la complessità. È un'informazione che, se vogliamo prendere a prestito le parole di un altro grande autore, intellettuale, scrittore, dissidente per natura, come Noam Chomsky, è quello che è il pensiero pensabile. L'informazione continua ad essere quella struttura attraverso cui, se non si rompe il meccanismo che la comprende, porta avanti il pensiero pensabile all'interno di una società, che è esattamente quello che abbiamo detto, che avete detto fino adesso negli interventi. Cioè il pensiero pensabile è quella roba per cui è ammissibile l'opposizione fino a un certo punto, è ammissibile la narrazione del pensiero dominante, e l'opposizione serve semplicemente a sostanziare quel pensiero dominante, uscire fuori da quel pensiero, rompere quel tipo di intervento di pensiero è esattamente quello che non viene concesso, che non si vorrebbe fare. È quello che ha fatto Kellocci a Torino, è quello che ha fatto Kellocci nel 1970. Questo che significa? Che quando, per esempio, si racconta il lavoro, e quando Kellocci diceva, come citava giustamente Checchino all'inizio, l'informazione preferisce raccontare storie lacrimevoli, storie lacrimose, preferisce raccontare le patologie, piccole grandi storie, magari edificanti, magari buone per fare una raccolta fondi, magari buone per commuovere qualcuno, per tirar fuori la lacrimuccia, sceglie un punto di vista ben preciso, ma sceglie appunto, come diceva Kellocci nel documentario, sceglie di non raccontare l'organizzazione dei lavoratori, per esempio, perché è quella che mette a rischio il pensiero pensabile, ed è una cosa che viene da lontano. Sicuramente viene, per esempio, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della organizzazione di questo modo di fare informazione, dagli Stati Uniti della Grande Depressione, dal 1900 anni 30. C'è una teoria che si chiama la teoria di Mohawk Valley, che è un paesino della Pennsylvania, dove negli anni 36-37 i lavoratori di quel paesino che erano stati licenziati mettono in atto una serie di azioni di sciopero forti, dure e decise per rivendicare i loro diritti. L'informazione che si crea intorno a loro è esattamente quella di isolarli prima dal resto del contesto, di farli cattivi cittadini, di renderli persone che in qualche modo turbano la buona e bella convivenza civile, attraverso cui solo si può risolvere i conflitti, secondo appunto l'informazione dominante. Parlavamo prima di Sanremi vari, di cultura eccetera, oggi vedi un po' più bianchi di Luca, ma qualcuno di voi se li ricorda, quando nel 1970 siamo al culmine delle lotte sindacali, c'è stata appena la scrittura dello statuto dei lavoratori, insomma ci sono una serie di vittorie, e sembra che tutto quanto possa andare avanti. A Sanremo vince una canzone,
che è di Celentano, che si chiama Chi non lavora non fa l'amore. È un gioco molto che viene da lontano. Chi non lavora non fa l'amore, per chi non se la ricorda, dice: dammi l'aumento, signor padrone, così vedrai che in casa tua, in casa mia, e in ogni casa nasce l'amore. Però chi non lavora non fa l'amore, chi sciopera disturba la pace sociale. Facciamo una cosa che in qualche modo ci mette d'accordo e elimina il conflitto ed il contrasto. Un piccolo gioco, ma non è soltanto un gioco, perché poi la musica, la canzone, il cinema, l'informazione, tutto si lega. Il cinema negli Stati Uniti nasce, Fronte del Porto, è esattamente il buon operaio che si stacca da tutti quanti i sindacati e dice: sono una persona di buon senso, date retta a me, lasciate perdere pure i sindacati, perché comunque mi venite lì. Quindi questo che si dica. Allora questa cosa come si rompe all'interno dell'informazione e all'interno, io ovviamente lavoro nel servizio pubblico e penso e rivendico che questa sia una funzione essenzialmente di servizio pubblico, quello di rompere un meccanismo di questo tipo, ed è una funzione essenzialmente di servizio pubblico, perché camminare domandando, che sembra uno slogan soltanto zapatista o soltanto di movimento, è in realtà l'essenza di un servizio pubblico fatto effettivamente seguendo i dettami della nostra Costituzione. Perché noi, quando parliamo di formazione in generale, di solito ci rivolgiamo e ci attacchiamo a questo articolo 21 meraviglioso, che magari per fortuna che c'è, perché se non ci, guai a Dio se non ci fosse, che dice che tutti quanti siamo liberi di esprimere il nostro pensiero, ed è bello ed è giustissimo. Ma secondo me l'informazione in generale, del servizio pubblico in particolare, devono avere e devono rispondere ad un altro articolo della Costituzione, ugualmente anche più importante, che è l'articolo 3 della nostra Costituzione. Perché nel momento in cui l'articolo 3 ci dice che bisogna rimuovere tutti quanti gli ostacoli che fanno in modo che i diritti non possano essere davvero praticati da tutte quante le persone, rimuoverli in base a comportamenti concreti. Chi non ha un'informazione corretta, chi non ha un'informazione vera, reale, che parta davvero dal basso, non può esprimere, non può mettere in pratica i propri diritti. E quindi è un dovere costituzionale anche quello di fare informazione in un certo modo. E che significa fare informazione in un certo modo? Significa rovesciare completamente il tavolo, significa rovesciare quell'informazione dei talk show, quell'informazione dall'alto, quell'informazione che ti costringe ad essere, quando sei chiamato, ad essere semplicemente macchietta di te stesso per essere in qualche modo visibile e appetibile al pubblico, ma fare un'informazione che rovescia la cartina geografica dell'informazione e che in qualche modo diventa un'informazione che parte dal basso, che viene costruita insieme, che viene costruita insieme alle realtà sociali, e senza che nessuno perda la propria specificità, perché non significa fare tuffarsi dentro a un qualcosa acriticamente, significa fare un'informazione per esempio di parte e non di partito, perché è completamente diverso raccontare la guerra o un conflitto, ma parliamo della guerra. Se la racconti dalla rete che sta sganciando la bomba, o se la racconti dalla casa che sta per ricevere la testa della bomba, quel racconto è completamente diverso. Allora non è vero, come ci vogliono far credere, che l'informazione obiettiva è un'informazione possibile. Non c'è mai un'informazione obiettiva. Chi qua fa questo lavoro lo sa benissimo. Quando scegliamo le fonti, quando scegliamo a chi dare retta, quando tra mille agenzie scegliamo una notizia piuttosto che un'altra, abbiamo già fatto una scelta, quell'informazione già ha un punto di partenza. Allora può esistere l'informazione onesta, può esistere l'informazione di parte secondo quello che dice la Costituzione, può esistere un'informazione che cresce insieme alle realtà sociali e le va a raccontare in maniera tale che siano davvero comprensibili. E di solito quando parlo e quando racconto queste cose faccio un esempio che apparentemente sembra non c'entra niente, ma l'esempio del medico. Se il nostro medico ci conoscesse soltanto nel momento in cui noi abbiamo la febbre, noi per quel medico ci avremmo sempre soltanto 39 di febbre e non saprebbe assolutamente che tipo di malattia noi abbiamo. Il medico sa intervenire sulla nostra malattia soltanto se lui ci conosce anche quando siamo sani. Se ci conosce quando siamo sani, quando abbiamo 39 sa che abbiamo la febbre, altrimenti non lo sa. Questo che significa? Che se noi andiamo a Scampia, o se noi andiamo a Cordiale, o se noi andiamo allo Zen di Palermo, in qualunque altro quartiere, ci andiamo soltanto quando andiamo a raccontare morti ammazzati, patologie
e cose di questo tipo, noi non riusciamo a capire che esiste un paese, ritornando anche a quello che diceva Antonello sulla città, un paese è una città normale che continua, che lavora, che lotta, che soffre, che in qualche modo cerca di superare le sue difficoltà, che va avanti e che vive. Ecco, provare a raccontare la vita vivendola insieme all'interno della società e non provando a raccontarla da di sopra, come spesso si fa, soprattutto nel talk show, soprattutto in un'informazione appunto dove la patologia è la regola, mi sembra la cosa fondamentale per provare a raccontare quello che davvero succede, per provare a raccontare anche le questioni che sono aperte e per provare a risolvere. Questo tipo di interventi è esattamente quello che è necessario ad un racconto e ad un servizio pubblico. D'altra parte, che chi no lo sa, io mi fermo praticamente subito, però come dire, l'ha detto lui, ci siamo conosciuti per strada con Angelo, che dovrebbe essere in giro, passa Andrea anche, come dire, siamo conosciuti per strada al G8 di Genova, con Angelo addirittura andavamo in giro a fare assemblee prima del G8 di Genova, perché io dicevo queste cose, dicevo il servizio pubblico deve entrare in qualche modo, deve entrare in rapporto, senza che nessuno perda se stesso, senza che nessuno perda la sua individualità. Mi ricordo una discussione infinita al TPO di Bologna, perché lì dicevano no, perché il servizio pubblico lo siete tutti quanti, non vale, siamo solo noi quelli bravi. L'autoreferenzialità, anche quella è una cattiva erba da estirpare. Collaborare insieme è importante. Finisco, visto che abbiamo cominciato con quello, cioè vorrei finire dicendo perché è importante questo qui e dicendo con le parole di un altro poeta e di un'altra persona che ci ha messo la faccia e ci ha messo tutta quanta la sua vita. Izet Sarajevic, Sarajevo, è morto nel 2002, Izet Sarajevic. Mentre tutti quanti scappavano da Sarajevo, gli intellettuali, i poeti, eccetera, lui disse che bisognava restare, perché il compito dell'intellettuale, del poeta, ci mettiamo del giornalista, ma ci mettiamo anche della persona di buona volontà, ma comunque dell'intellettuale e del poeta, è quella di starci nel posto in cui le cose accadono e in cui, dice Arrigo Luca, suo grande amico, in cui la malora colpisce quel popolo per cui tu sei un punto di riferimento. Starci è importante per quello. Sarajevo ci dice: chi ha fatto il turno di notte per fermare la tragedia del mondo? L'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto i poeti. Ecco, se a poeti diamo un'accezione un pochettino più grande, penso che scopriamo perché è importante ogni volta che certe cose ci sono, ma anche quotidianamente nella quotidianità di ogni giorno bisogna esserci in queste situazioni. Grazie. Credo che Ettore Scola si sia perso una bella occasione di dibattito. Anche Giorgio Cremaschi è della CGIL, però lui si è mischiato con noi anziché prendere le distanze. Se vieni sul palco. Voglio dire la sostanza anche perché è tardi. Tutti gli interventi mi pare hanno girato attorno a questa questione. C'è una rappresentazione del conflitto e c'è il conflitto. La rappresentazione ufficiale del conflitto lo fanno la destra e la sinistra del palazzo, nel quale c'è dentro gli Ettore Scola e tutti gli altri. Il Festival di Torino è classicamente un festival della sinistra. C'è il Festival di Roma, che è quello di un altro tipo, no, cioè è lottizzato. Il Festival del Cinema di Torino è il Festival della Sinistra, per cui dà il premio a Ken Loach. Non è previsto nel Festival della Sinistra che ci siano dei lavoratori super sfruttati che prendono 5 euro. Se questi si alzano è previsto che ci sia di tutti il concetto comune di tutto il palazzo, compreso Ken Loach, che dice a quel punto teniamo fuori queste cose. Noi siamo la sinistra, siamo il festival della sinistra, ma non vorremmo immiserirci con queste brutalità che sono le condizioni reali di chi fa le pulizie, di chi fa le guardie, di chi fa il controllo, di chi fa il lavoro nei musei. Allora, questa è la sostanza oggi del nostro paese, non solo del nostro paese, che Loach ci ha detto che insomma
in Gran Bretagna si chiamano con altri nomi, ma diciamo le cose sono le stesse. Noi siamo di fronte al fatto che c'è oggi un palazzo, è inutile, della sinistra, e di questo si tratta. Un palazzo della sinistra che ha intellettuali, che ha giornali, che adesso fa gli appelli in queste ore spiegando che bisogna anche persone di grande dignità. Mi ha colpito molto che, per capirci, Stefano Rodotà, che ha appena ieri presentato, scusate se faccio un po' di polemica, appena ieri ha presentato un progetto di legge per un reddito di cittadinanza per il salario minimo, poi fa l'appello per votare il centro-sinistra che ha firmato il fiscal compact e che quindi quella cosa lì non la farà mai. Allora qui c'è una battaglia da fare verso i mostri sacri, hanno ragione tutti quelli che sono i mostri sacri dell'intellettualità italiana di sinistra, che fanno la sinistra solo quando non costa niente farla. Questa è la verità. E quindi la fanno in quei momenti lì, quando non costa in termini di prestigio, quando non costa in termini di potere, quando non costa anche, scusate se vado terra a terra, in termini di guadagno personale e di ricchezza personale. Qui c'è una rottura da fare. Io poi non voglio fare tutta la storia dell'intellettualità italiana, ci sono state delle rotture, ci sono state persone che hanno pagato, anche grandi nomi, ma io dico oggi noi abbiamo una casta intellettuale della sinistra, intellettuale e culturale, che sta dentro il palazzo, che ha un ruolo assegnato, non a caso citano, tanto per non fare nomi, Nanni Moretti, no? Nanni Moretti contro i proletari e contro l'aumento dei proletari, non mi stupisce, accetterebbe la citazione, che ha scelto un ruolo astratto ed esterno a tutto questo. Poi voglio dire due cose per chiudere. Questa rottura richiede quindi una battaglia culturale, un cambiamento profondo sul piano anche dei modi, quindi io do merito davvero all'USB di aver fatto questa iniziativa, di avere usato la disponibilità personale di un vero grande intellettuale, qual è Ken Loach, a schierarsi come intellettuale militante. L'intellettuale o è militante o è di regime, questa è la sostanza. Penso che dovremo tutti assieme prenderci un impegno, io me lo prendo, no, con i compagni dell'USB con cui facciamo insieme tante battaglie. Penso che se la cosa non si risolve dobbiamo tornare a Torino. Dobbiamo tornare a Torino, c'è la mia personale disponibilità di tutti, cioè quel pezzo di CGL che non accetta questa cosa è a fianco dei lavoratori che stanno facendo questa lotta. Un risultato esemplare in questa lotta non risolve il problema del precariato, questo lo sappiamo tutti. Ma come ci insegnano appunto i veri intellettuali come Ken Loach, mettere in centro, come direbbe Tano, un amico mio, togliere il nero fumo da una scena permette di pensare e crea emulazione in altri. Noi questa lotta a Torino dobbiamo provare a vincerla, dovete provare a vincerla, perché serve da coraggio e da altri. Infine, voglio dire proprio un'ultimissima cosa, è chiaro che qui c'è una cosa insopportabile, lo dico anch'io da iscritto, lo dico da iscritto alla CGL, è insopportabile il settarismo delle burocrazie sindacali, settarismo, no, siccome storico si dice i sindacati di base sono settari, è insopportabile il settarismo e la subalternità dei gruppi dirigenti delle burocrazie di CGL, CISL e UIL, che di fronte a una vertenza di questo genere non trovano neanche, l'ho visto qui nel documentario e lo raccontava prima il compagno, non trovano neanche il coraggio di andare all'incontro, di scaldare la sedia all'incontro, neanche questo. Questo ci dice che non c'è solo una battaglia sul piano culturale, ma c'è anche una battaglia profonda che dovremmo fare, tra l'altro, rapidissimamente, sul piano sociale e sindacale, perché bisogna che tutti quelli che lottano davvero per il pane e le rose e che non accettano contratti disastrosi o di coprire il potere,
si mettono assieme. Abbiamo bisogno di un grande fronte sindacale di lotta contro la precarietà e lo sfruttamento, e questo credo sia il lavoro fondamentale dei prossimi mesi. Rapidamente andiamo alle conclusioni di questo incontro, perché fra un po' dobbiamo restituire lo spazio. Le ultime parole di Giorgio entrano su un tema, quello della sindacalizzazione dei lavoratori del cinema. Io credo che Lamberto Corsani possa dirci qualcosa. Lui ci ha chiesto di poter intervenire, ci sarebbe piaciuto anche aprire il dibattito, però purtroppo gli interventi erano davvero tanti. Sarò estremamente sintetico. Sono anch'io, se può far piacere a tre maschi, perché così si sentirà meno solo, sono anch'io iscritto alla CGIL, ma non mi vergogno di essere qui. Faccio una piccola premessa personale: io non amo le personalizzazioni, però questa si rende necessaria. Non è la prima volta che parlo in una occasione come questa, politica, sindacale o culturale, e tutte le volte, siccome a volte mi è dato magari di confrontare i miei interventi, di risentirli e di rivederli, mi dico sempre che i miei interventi non programmati sono sempre i migliori. In effetti è vero, sono i migliori. Questo dovrebbe essere strepitoso, perché non solo non è stato programmato, ma è stato richiesto 10 minuti fa, per cui immaginate di quanto poco sono preparato a sostenere. Si è parlato, e ne parlo anch'io così di passata, si è parlato del rapporto dell'intellettuale o della figura artistica con il potere. Ora su questo molto si è detto, molto ci sarebbe ancora da dire, io ve la faccio breve e vi parlo del rapporto col potere che ha una particolare figura di intellettuale, perché insomma forse il termine è un tantino altisonante, ma chiamiamo intellettuali anche queste, sono le figure del mondo dello spettacolo. Il rapporto che queste figure hanno col potere è di tipo un tantino più compromissorio, perché appunto sono connotate dall'apparenza. Questo elemento che il potere ha sempre curato, quello dell'apparenza, è affidato a delle figure che sono per definizione l'espressione dell'apparenza, quello degli appartenenti al mondo dello spettacolo. Ora vi dico io semplicemente, con estrema praticità, quello che succede a un giovane che inizia la carriera di appartenente al mondo dello spettacolo, attore, regista, sceneggiatore, in genere la figura che si tende a privilegiare in questo caso è quella dell'attore. Se questo avesse delle velleità critiche, amici, conoscenti, mentori vari, sua gente cominciano a dirgli, non in modo verbalmente palese, non in modo verbalmente chiarissimo, ma per allusione, insomma, adesso che stai cominciando la tua carriera non è tanto opportuno che ti esponga, non è opportuno che tu eserciti delle critiche, perché questo potrebbe compromettere la tua carriera futura. Cioè, detto in parole povere, non sei ancora solidamente affermato all'interno di quella società borghese della quale tu sei l'espressione, per poterti permettere il lusso di sputare timidamente in faccia a quella società borghese che sarà magari contenta di farsi sputare in faccia, per dare l'impressione che dà anche la libertà di criticare. E allora il poveretto va avanti, dice, vabbè, devo sopportare questo, va avanti. Se al secondo step avesse ancora conservato una parvenza di quella velleità critica, i soliti mentori gli diranno poi, beh, a questo punto ti sei solidamente affermato all'interno di quella società borghese, perché vuoi mettere in pericolo la tua posizione all'interno della società borghese dando l'impressione di criticarlo, magari criticandolo effettivamente? Fallo durante le trasmissioni di Bruno Vespa, dove potrai pronunciare fieri e partecipati proclami rivoluzionari, che in quelle trasmissioni sono tanto più calorosi quanto più improduttivi dal punto di vista pratico. Se poi arrivato al terzo step questo non si fosse ancora fatto rodere il fegato alla rabbia a suon di essersi autorepressi, a suon di essere stato zitto, qualcuno gli direbbe, beh, adesso sei parte di quella società borghese, stai attento a come parli, perché così come ti abbiamo creato ti distruggiamo. Infatti pochissimi sanno degli ultimi mesi di vita di un artista emerito come Gian Maria Volonté, il quale negli ultimi mesi di vita dovette accettare parte al di sotto delle sue qualità effettive di grandissimo attore, già ammalato dovette accettare ruoli perfino umilianti per la sua personalità, come se quella società borghese che lui
aveva per anni attaccato, gli volesse far pagare in ritardo il fio di quegli attacchi che lui non gli aveva mai risparmiato. E quindi venendo a noi, qui abbiamo una figura, quella di Ken Loach. Io ho sempre amato Ken Loach, mi è sempre piaciuto, dopo un fatto come questo non posso che ammirarlo ancora di più, e mi piace, poi capirete perché, ricordare un fatto particolare che è in sintonia con gli argomenti di stasera. Nel 1959-60, Ernesto Che Guevara, una figura di tutto rispetto, di fronte alla quale tutti, o sinceramente o più o meno ipocritamente, ci prosterniamo, protesta con alcuni funzionari che gli avevano, era diventato ministro, dopo gli avevano assegnato la casa, e protesta con i funzionari che gliel'avevano assegnata. Il funzionario va lì e dice: ma come compagno, ma questa casa, che cos'hai da dire di questa casa? Non è bella, non è grande. Appunto, disse lui, è troppo bella, è troppo grande, non è in sintonia con i principi egualitari che noi rappresentiamo, per cui date che una casa più piccola, come a tutti gli altri. E qui abbiamo dei registi, consacratamente di sinistra, che di fronte a un episodio come quello di Ken Loach non si limitano a mantenere quello che io chiamerei un dignitoso silenzio. Che cosa voglio dire con dignitoso silenzio? Io sono solito spesso dire: se penso qualcosa, non sempre lo dico, ma se la dico è sicuro che la penso. Allora, questi registi, questi operatori dello spettacolo, che avrebbero anche potuto, per legittimissime ragioni, astenersi dall'esprimere opinioni, invece non si astengono. Non solo non si astengono, ma le esprimono, e le esprimono in dissenso da Ken Loach, attaccandolo. E devo dire, cari amici, che questa è l'ultima parte del film che mi ha reso non indignato, triste. È triste tutto questo. Quello che vari esponenti dello spettacolo, qualificati esponenti dello spettacolo, hanno detto nei confronti di Ken Loach, io non lo trovo squallido, non mi indigno. La cosa mi rattrista. La cosa mi rattrista perché dimostra quanto dicevo prima. Cioè dimostra come una categoria particolare del mondo intellettuale, quella delle persone di spettacolo, sia quantomeno più degli altri soggetta a questa subordinazione intellettuale a tutto ciò che è il potere, per cui va bene anche battersi contro il potere, purché sia il potere stesso a retribuirci, e purché la lotta contro il potere sia qualche cosa che poi, tutto sommato, un cambiamento effettivo non lo produce. Questo è il rapporto che l'intellettuale, soprattutto questo tipo di intellettuale, ha col potere. Ragione per cui io mi auguro che in un futuro, che spero non molto lontano, ci siano sempre più intellettuali e artisti come Ken Loach che non hanno paura di rischiare, che si mettono in gioco in prima persona e che di fronte alla società borghese che al limite li pone di fronte a una scelta dicono, mi pare che l'abbia detto nel filmato, se non ricordo male, ci sono due tipi di premi. Uno è il premio in sé per sé, cioè il premio che gli veniva conferito dal Torino Film Festival, e l'altro è il premio che si dà alla propria coerenza. Io scelgo il secondo conta di più del primo, la coerenza conta più del premio che dà la società borghese. Grazie, e prima di salutarci ringraziare voi che siete rimasti. Voi lo sapete che c'è un gruppo di donne che lavora nella COP e che qualche mese fa ha scritto la Lindizzetto e gli ha detto: ma perché non fai un breve video e racconti la nostra condizione di lavoratrici piuttosto che fare sempre da testimone alla COP e raccontarci i centri commerciali, l'attività della COP come un'attività dove tutto funziona ma dove i lavoratori e le lavoratrici non compaiono. È il problema degli intellettuali, di questo tipo di intellettuali, che ci racconta una realtà che non ci corrisponde, ma sono riusciti anche a convincere tanta parte di noi che la realtà è diversa da come noi invece la viviamo, e questo è il grande problema che ci abbiamo. Ringrazio il Cinema Palazzo, tutti quelli che sono intervenuti e naturalmente gli autori del filmato. Ciao.